All'improvviso l'inatteso accade, nonostante i nostri calcoli, le nostre strategie, indipendentemente dalle nostre aspettative. Un volto, uno sguardo, un sorriso, un tratto del carattere, uno stile di vita, un modo di essere, ci sorprendono, ci colpiscono, ci catturano, attraversano la nostra pelle
e ci raggiungono nella profondità della nostra carne. Questo è possibile perché la nostra pelle non è la superficie delle applicazioni tecnologiche, ma è il bordo dove il corpo e lo spirito si intrecciano. La pelle ha infatti un lato visibile che ci permette di entrare in contatto con l'esterno, con l'altro, e un risvolto interno, un lato invisibile che è strettamente collegato alla carne e fa sì che noi siamo un tutt'uno e ci disponiamo, per così dire, dalla pelle alla carne e dalla carne alla pelle. È per questo che noi siamo esposti. Dentro la rete delle nostre connessioni quotidiane, nodo tra tantissimi nodi, siamo esposti al tocco inatteso dell'altro. L'altro ci tocca nella profondità. La nostra carne viene messa a nudo. Ci decentriamo e andiamo a ricercare colui che ci ha toccato. Non per cercare che cosa l'altro mi può dare, che rimane sempre in un'ottica autocentrata, egocentrica, ma per andare a scoprire chi è il volto di quell'altro, che nonostante la relazione rimane sempre sulla soglia della inaccessibilità. Il tocco di una relazione autentica, che può essere un'esperienza d'amore, può essere una relazione di amicizia, può essere un rapporto di solidarietà, è e rimane invisibile, eppure ha una sua visibilità. È quella che io chiamo la trasformazione condivisa della carne. Non un cambiamento di superficie che rimane lo schermo, lo specchio dell'io, ma un cambiamento profondo, in quella profondità in cui siamo tutt'uno, emozioni, sentimenti, pensiero, scelte, valori, modi di vivere, una trasformazione della carne, ma condivisa, dove il con, l'insieme con l'altro, non annulla, bensì esalta la differenza, esalta l'alterità. La trasformazione condivisa della carne è la traccia, la nostra traccia, che incide il tempo del cambiamento tecnologico, proprio perché trasforma lo spazio delle nostre relazioni quotidiane. E questa è la traccia, la nostra traccia, unica, originale, relazionale, che noi consegniamo alla terra, che noi condividiamo e consegniamo alle generazioni future. Thank you.